Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo video di gameplay di Assassin's Creed Unity. Siamo qui oggi con una missione della sequenza 8. Mi volevate? Signor Dorian, c'è una missione per te. Altra roba da trasportare, vero? Due maestri assassini sono morti, uno per tua mano in difesa di una Templare. Sei fortunato che sia questa la tua punizione. E Germain? Non ti riguarda più. Ieri notte la Comune di Parigi si è dichiarata insurrezionale contro il re. In questo momento, 20.000 rivoluzionari armati assediano le Tuilerie. Anche la Guardia Nazionale è in crisi. Alcuni sono passati dalla parte dei rivoluzionari. La Francia è spaccata in due. E questo non va bene. Il popolo difende solo i propri diritti. Libertà, uguaglianza. Se considerassimo solo ciò che accade in superficie, avresti ragione. Ma la verità è molto più complessa. Mettendo in ordine le carte di Mirabeau, abbiamo trovato alcune missive, diciamo, di natura reale. Mirabeau era in contatto con il re. E non è stato discreto quanto avrebbe dovuto. Se le lettere in mano al re venissero diffuse, i Templari avrebbero buon gioco nel far uccidere i nostri uomini in tutta la Francia. E quindi devo arrivarci per primo? Esattamente. La Guardia Svizzera è in inferiorità. È probabile che cederanno prima di sera. Non è il primo palazzo in cui entro. Ha fatto la battuta, ragazzi. Ha fatto la battuta. Ridete, così è contento. Allora, forse avrete notato che dall'ultimo gameplay che ho pubblicato ho cambiato un po' i vestiti, non ne ho cambiati un po', li ho cambiati proprio tutti. Ho fatto un po' di missioni secondarie co-op, di modo da sbloccare dei vestiti decenti, perché fare le missioni delle ultime sequenze con i vestiti che ti danno alla sequenza 2 mi sembrava piuttosto, cioè mi sembrava, era piuttosto complicato. Quindi li ho cambiati, non sono per niente bellini, anzi sono abbastanza bruttini. Si tollerano, ma non sono bellissimi. Adesso appena quelli che voglio comprare. Pronti? Mirate! Fuoco! Ben fatto. Tutti ai posti. Viva la nazione! Viva la rivoluzione! Viva la rivoluzione! Dicevo, quelli che voglio comprare li ho già sbloccati. Però, cioè no, appunto, non li ho ancora sbloccati. Che gran retorica hanno i ribelli assetati di sangue oggigiorno. Maledizione. Non li ho sbloccati, ho i soldi ma non li ho ancora sbloccati. Perché per sbloccarli ci vogliono degli eventi tipo di battaglie fra clan, club, adesso non mi ricordo esattamente come si chiamano. Quindi mi sto cercando un clan decente, di modo che mi assicuro la vittoria, mi sblocco subito i vestiti che mi piacciono, li compro e poi sono a posto. Però per esempio le armi c'è un'arma che avrei intenzione di comprare, una pistola, e anche quella la posso comprare, solo che il problema è che non ne ho ancora sbloccata una. Allora, prima di comprare qualcosa volevo essere sicuro che sarebbe stata l'ultima cosa comprata. Quindi ho un fracco di soldi lì che aspettano di essere spesi. E chissà quando li spendo. Penso che li spenderò quando ho finito la campagna. Quindi ragazzi, mi vedrete in questo stato fino alla fine della campagna. Lo so ragazzi, mi dispiace. Se fosse per me. No, se fosse per me è un corno, perché dipende da me. Purtroppo, ragazzi, tutti gli sbloccabili. Cioè, si sblocca tutto alla fine della campagna, quindi. Io mi cambierò alla fine della campagna. Allora, ci siamo riusciti a introdurre. Vaffanba. Riparati. Ok. Ok, adesso lo uccidiamo, facciamo l'uccisione al riparo. Sbam! Ok. Ci siamo. Di qua si scende. Allora, questa missione
mi sta un po' antipatica, devo dire. Le Tuileries fatte veramente molto bene, fatta veramente molto bene. La folla, come al solito, la specialità di Unity. Quindi tutto quello che dovrebbe esserci c'è. Guardate dentro il palazzo quanto è bello. Il re non c'è, perché il re mi pare che si sia trasferito, qualcosa così. Quindi appunto il palazzo è invaso da tutta questa gente che fa i cavoli propri a palazzo, nel palazzo reale, che è dove è stato trasferito il re. Dopo... Oh mio Dio, questo mi uccide, me lo vedo. Ma se si riparasse invece di fare la testa di... Figurarsi se si riparasse. È andata abbastanza... Ho parlato troppo presto. Guarda chi si vede! Un traditore! Allora. Un attimo, datemi un attimo che devo prenderci la mano. Allora. Ucciso. Bene. Allora, entriamo nella solita modalità stealth. Ah, qua si può scassinare. Nel livello 2, forse ce la facciamo. Ah, mi sono scordato di rifare i rifornimenti, quindi non so quanti... Beh, 4 su 5 ce la possiamo fare. Primo andato e il secondo. Bene. Abbiamo scassinato. Dobbiamo andare lì. Come si fa? Bisogna uccidere questo tipozzolo qui, oppure possiamo fare un giro. Sono più furbo io sono più furbo. Bene. Oddio. Non hai affatto l'aspetto di un rivoluzionario. Il cappuccio, però, è un po' sinistro, se posso dirtelo. Stai nelle retrovie, eh? In questo modo non rischi mai di finire in mezzo alla mischia. Oh, io non sono qui. Non ufficialmente. Ma quante volte si ha l'occasione di curiosare nello studio privato di un re? Cerchi qualcosa in particolare? Segreti di Stato, lettere private, tesori personali, questo tipo di cose. Spero tu non stia adocchiando la mia stessa preda. Cosa? Alcune lettere destinate al re. Potrebbero essere fraintese se lette dalle persone sbagliate. Capisco. Forse potremmo collaborare. So che il re ha costruito una cripta qui attorno. Se la trovassimo. In realtà il re non aveva costruito una cripta. Il re aveva costruito una cassaforte vera e propria. Che poi fu fatta aprire dallo stesso fabbro. Dopo aver ucciso il re, la trovarono. Andarono a cercare il fabbro e lo obbligarono ad aprirla. Ottimo lavoro, amico mio. Sì, ecco, non era del genere, insomma. Però ci sta a modificare un po' le informazioni che si hanno storiche per adattarle al gioco. Hai trovato? La cornucopia, sì. E tu? Credo di sì. Sì, eccole. Ora la faccenda è chiusa. Allora propongo di andare. Presto. Che cos'è? La via d'uscita, coprimi, ti va? No, non mi va, prego, comunque. Allora. Allora, difendi Napoleone. Da quello che ho visto abbiamo un tempo di difesa di Napoleone. Quindi dobbiamo aspettare 2 minuti. Dobbiamo aspettare 2 minuti. E giuro quello che volete, scommetto su quello che volete che se uccidiamo questo qua ne arrivano altri di tipozzoli. E magari di livello 2 o 3 o magari 4 o 5. Quindi per 1 minuto e 20 starò qui a parare questo qua e basta. Quindi ragazzi, saltate questo minuto e 20 perché non succede veramente niente. Se volete vedervelo, vedetevelo. Parlerò del più e del meno, non dirò quasi niente. Come adesso che ho fatto passare 30 secondi senza dire niente. E allora, non va bene. Oddio, ma questo è di livello 3, adesso lo picchiamo. Questo non mi piace.
Eccoli qua gli altri tipi. Evidentemente sarebbero arrivati comunque dopo un minuto passato. Quindi adesso li uccidiamo così. Oddio. Ma ci stava per sparare, ragazzi. Non mi piace quando mi sparano. Mi arrabbio parecchio. Se state sentendo i tasti che vengono premuti, mi dispiace, ma purtroppo devo tenere la testa per far sentire vicino al microfono. E questo mi obbliga a tenerci anche il joystick, che tengo ovviamente sul grembo. E quindi più o meno lungo verticalmente vicino al microfono. Non so se avete capito il concetto. Mi sbagliavo sulle ondate. No, beh. Comunque quando ne uccide un tot ne arrivano altre. Se sono più di livello 3 ecco, sarà meglio. Ma chissà, forse le uccide lui a questo punto, perché io non ho voglia di passare qui. A finire che muoio, ragazzi. Mi curo per sicurezza, così non ho problemi. Agiliamo il bastardo. Carina questa uccisione. Andiamo. Cercate dappertutto. Voglio quei documenti. È lui. Che diavolo. Sì, il capitano Rui fa quell'effetto. Lo conosci? Un'erbaccia che non ho ancora estirpato. Hai informazioni che voglio, devo ritornare lassù. In quel caos non lo troverai mai. Vieni con me, ho un'idea migliore. Napoleone è carismatico. Prima. Hai mai pensato a una carriera nell'esercito? Non mi piace eseguire gli ordini. Ah, il morbo dei generali e degli statisti è ovunque. Tu sei un individualista. So cosa provi. Quelli come noi hanno un vantaggio rispetto al resto dei militari. Sai? Pensiamo con la nostra testa. Scusi. Se ti arruolassi ora, saresti maresciallo fra 10 anni. Garantito. 10 anni? È generosa, ma no. Un uomo va dove il cuore lo chiama. Cercami se dovessi cambiare idea. Mi chiamo Bonaparte. Ucciderò Napoleone Bonaparte, secondo tenente dell'artiglieria. Secondo non va mica bene. Arnaud Dorian. Piacere mio. Ah, un favore personale, se te lo chiedono. Io non ero qui. Ho assistito alla scena dal mobiliere al di là del carosello. Uno dei tanti. Ma certo. Allora ragazzi, già che ci sono lo faccio, tanto non costa niente. Napoleone, abbi un attimo di pazienza, scusa ma devo scassinare qua tutte le serrature. Livello 2, incomincia a farsi ardua la cosa. Allora. Bene. Sono diventato bravino, devo dire. E non è un fatto soggettivo, perché me ne sono venuti 3 al primo colpo. Eccomi qua, scusa il ritardo, dicevi? Silenzio di tomba. Bene ragazzi, tutti questi passaggi sotterranei a me non è che piacciono molto. Preferisco stare tipo alle Tuileries. Lì sì che si sta meglio, tipo questo mi piace già di più. Dove mi devo mettere? Forse dovresti ripararti. Ah, carino. Tutto a posto, signore? Sì, caporale. Ottimo colpo. Gli addestramenti sono la chiave del successo. Dobbiamo andare, signore. Ci dividiamo qui. Quanto a Rouille? Dammi qualche giorno. Vedrò quello che riesco a scoprire su di lui. Potrei organizzare un incontro. Non se ti uccido prima. A presto.
Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui, votiamo questo ricordo, non era male come ambientazione tutto, quindi diciamo...